È iniziata con l'ennesima rivoluzione estiva la stagione 2016-2017 dell'Akragas. A condurre la carovana, la società, nella persona di Peppino Tiri, sceglie l'ex centravanti bianco-azzurro Lelo di Napoli, fresco di un ottimo settimo posto con il Messina, dopo essere stato promosso a primo allenatore al posto dello squalificato Arturo Di Napoli. L'esordio avviene allo Stadio Seneto il 7 agosto in Coppa Italia contro la neopromossa Siracusa, vittoria netta 3-0. A segno con una doppietta Lorenzo Longo, che si presenta così benissimo al suo nuovo pubblico. Due settimane dopo a Catania, sconfitta immeritata per 2-0 ed espulsione ingiusta per Thiago Casè, che sarà anche squalificato per 2 mesi. Le contestuali condizioni precarie di capitan Daniele Marino creano non pochi problemi al tecnico, che inizierà sin da subito ad affidare le chiavi della difesa a due ragazzini, Cristian Riggio, 19 anni, proveniente dalla primavera del Crotone, e a Gigi Carillo, 21enne, arrivato in estate insieme a Carrotte Gomez, nell'operazione che dalla Juve Stabia ha portato in cambio dello sloveno Urban Zibert. Il campionato inizia male, due pareggi interni con Vibonese e Regina ed altrettante sconfitte esterne a Lecce e Fondi, dove però saranno ben 9 i calciatori in precarie condizioni di salute a fare la differenza. Quindi arrivano 2 vittorie consecutive. Il 18 settembre i giganti affondano una buonissima ed attrezzata Virtus Francavilla per 2-1. 7 giorni dopo, allo Stadio Massimino, sotto una fitta pioggia, resistono agli attacchi incessanti degli etnei, poco precisi e cinici per 93 minuti, ribattendo comunque colpo su colpo ad ogni iniziativa dei padroni di casa, ed infine, nell'ultima azione del match, Matteo Zanini, altra rivelazione della sessione estiva di mercato, azzecca l'angolo più lontano della porta rozzazzurra, lì dove Pisseri non può proprio arrivare, regalando un sogno ai tifosi grigentini inzuppati d'acqua nel loro settore, che possono festeggiare gol e 3 punti storici. La vittoria nel derby però non porterà benissimo, infatti devono trascorrere altri 69 giorni prima di ritornare a festeggiare una vittoria. In mezzo ancora tanti pareggi casalinghi con diverse dirette concorrenti per la salvezza. Mancate vittorie in alcuni casi, così come l'1-1 con il Melfi alla rete di Thiago, l'immediata risposta di De Vena, o l'1-1 con la Fidelis Sandri, il pareggio di Cianci che arriva solamente al 92esimo, ovvero punti preziosi come l'1-1 contro un ottimo Taranto, fresco di cambio tecnico in panchina, raggiunto nel finale grazie all'ex di turno Daniele Marino. A Caserta si vince, grazie a Salvemini l'Akragas conquista una vittoria salutare al Pinto, anche in questo caso con un gol a 10 minuti dallo scadere. 3 sconfitte di fila con Cosenza e Monopoli in casa, Juve Stabia in trasferta, fanno ritornare nuovamente l'umore sotto i tacchi a tutto l'ambiente. Ma alla penultima del 2016 i biancazzurri vanno a vincere in casa della Vibonese 0-1, gol del talento argentino German Cocis al 6° minuto. Vittoria crocevia della stagione, perché determinerà un favorevole piazzamento nella classifica finale in vista dei play-out. Il 29 dicembre all'Esseneto arriva la corazzata Lecce, vince 2-0 con un uomo in meno, ma non ci pensa nessuno. Le preoccupazioni sono rivolte tutte alla sede del gigante, da dove nel corso del mese di dicembre erano arrivate notizie scoraggianti. Il patron Marcello Giavarini infatti aveva preannunciato il proprio disimpegno. La provvidenziale, una volta tanto pausa invernale fino al 21 gennaio, servirà per ridimensionare il parco giocatori. Vanno via Assisi, Garcia, Capitan Marino, così come Ciccio Salandria e i 3 ex Juve Stabia, Gomez, Carillo e Carrotta, oltre alla grande rivelazione di stagione Matteo Zanini. Tutte cessioni nel segno del bilancio. La società, nelle persone del presidente Alessi e del direttore dimissionario Peppino Tirri, tengono a precisare che non sono state cessioni da cui si siano ricavati capitali, ma soltanto operazioni utili a togliere dal bilancio societario gli stipendi che da contratto avrebbero dovuto elargire ai partenti. Sembra che tutto sia finito, che da un momento all'altro ci sia da ammainare la bandiera ed arrendersi. E invece no, il capitano della nave, il coraggioso Lelo di Napoli ed il suo staff restano al loro posto ed in gran silenzio e con una grandissima umiltà non si perdono d'animo e cominciano a lavorare, anzi continuano a lavorare, con il materiale umano a loro disposizione.
Alla fine rimangono il portiere Pane e Addario, Tiago, Sepe, Russo, Pezzella, Longo, Covuzza e Salvemini, dei cosiddetti grandi, più i vari prestiti, Riggio, Coppola, Cocisse e Palmiero. Negli ultimi minuti di mercato di gennaio arrivano a completare la rosa Mileto e Bramati dal Messina, Tardo dallo Spezia e Claric dall'Andria, che si andranno ad unire ai tantissimi giovani delle formazioni Berretti ed Allievi. Si ricomincia a giocare il 21 gennaio, l'Acragas rende visita ad un'ostica regina. Al Granillo, due errori macroscopici in difesa nel giro di pochi minuti regalano altre tante reti agli Amaranto e un po' di scoramento a giocatori e tifosi dell'Acragas, che nel successivo match contro l'unico Sanofondi pensano di assistere ad una sfida a senso unico in favore dei laziali. Invece accade quello che nessuno si aspettava. Dopo appena 9 minuti di gioco, i giganti passano in vantaggio con Jenny Russo su splendido assist di Luca Palmiero, mantenendo il risultato fino al 72esimo, quando vengono raggiunti grazie a un dubbio penalty assegnato agli accademici e poco dopo rimontati sul punteggio di 1-2. All'89esimo il capitano Thiago Gazzè, ancora espulso, lascia in 10 la propria squadra che non demorde. Ed al 95esimo, all'ultimo secondo, all'ultimo respiro, con un giovanissimo Simone Sicurella, trova il gol di un inesperato pareggio che regala un sogno al giovanissimo Empedoclino e la speranza a pubblico e squadra. Da qui inizia un nuovo campionato per la truppa di Napoli, si alterneranno ancora risultati positivi ed altrettanti negativi, ma era questo il campionato dell'Acragas, lo si sapeva sin dall'estate, ma si avrà la consapevolezza di potersela giocare ad armi pari con tutti, nonostante le cessioni invernali di problemi societari. Il 12 febbraio ancora un grande successo nel derby contro il Catania di mister Pino Rigoli, che verrà esonerato a fine gara. 2-1 in rimonta con una perla di Pezzella dai 30 metri ed il rigore realizzato dal giovane Salvemini, che sanciranno 6 punti presi in campionato alla corazzata rossa-azzurra. Tre sconfitte di misura non riusciranno a scalfire la bontà del lavoro dello staff tecnico bianco-azzurro, anche perché a Catanzaro il gol di Giovinco arriva al 90esimo con un'evidente carica sul portiere dell'Acragas, Pasquale Pane, che verrà anche espulso per proteste e squalificato per 3 turni. Stesso leitmotiv con Foggia ed Andria, due sconfitte di misura maturate nel finale di gara. Con il Foggia, l'Esseneto, protagonista assoluto il portiere Stefano Addario, che parerà anche un rigore al bomber rossomero Fabio Mazzeo. Nelle ultime 10 gare i giganti sapranno conquistare 15 punti, frutto di 4 vittorie con Taranto 0-2 in trasferta, Matera, Siracusa e Casertana tutte 1-0 allo Stade Seneto, preziosi invece i pareggi in trasferta sui campi di Melfi, Messina e Monopoli. Un po' amaro in bocca lo lascia invece la sconfitta fra le muramiche con la Paganese, la terza di 3 partite giocate nel giro di 7 giorni a causa del turno infrasettimanale. I giocatori dell'Acragas arrivano stanchi nelle gambe e nella testa, non potendo disporre di alternative valide in panchina, devono giocare 3 gare in 7 giorni, cosa che non avviene in casa Paganese, che invece, potendo disporre di un ampio turnover, riesce a far sua questa gara. L'Acragas conclude la regular season in 16esima posizione, a pari punti con la Vibonese a quota 39, ma con il vantaggio della classifica avulsa, per cui affronterà nei playout la penultima della graduatoria finale, il Melfi degli ex Grea e Vicente. All'Arturo Valerio, il 21 maggio i biancazzurri escono imbattuti con grande fatica, pareggiando 0-0. Al ritorno, 7 giorni dopo, nella sfida decisiva, giocata allo stadio Esseneto di Agrigento il 28 maggio, impattano 1-1. Nonostante passi in svantaggio al 10° minuto per una sfortunata autorete di Riggio, che infila il proprio portiere Pasquale Pane nel tentativo di respingere un tiro cross di Alessio Grea, riesce comunque a trovare il gol del pareggio, che significa anche salvezza, al 78esimo con Longo su assist di Levecque, quel Lorenzo Longo che ha aperto la serie nella prima gara ufficiale di stagione, non riuscendo mai più a segnare in campionato, la chiude in quello che alla fine sarà ricordato come il match più importante della stagione, il gol della salvezza.
L'Akragas disputerà così il suo terzo campionato consecutivo in terza serie nazionale, che dalla prossima stagione tornerà a chiamarsi Serie C. Non accadeva dal lontano 1961-1962, 55 anni fa. Non so ni dir sin ti, súbeme la radio, que está mi canción, siente.